due grandi opere ad Acireale, consegnati i lavori di ristrutturazione del palasport e di rifacimento della pubblica illuminazione su Corso Umberto. Ad Acireale il Consiglio Comunale approva a maggioranza il PEF relativo ai costi della Tari, l'opposizione contesta la delibera e vota contro. Presentata stamane a Catania la Corsa del Ricordo, tappa etnea di un percorso nazionale promosso dall'ASI, ente di promozione sportiva. Informazione di TG Reporter News, benvenuti a questo nostro appuntamento che apriamo il nostro telegiornale con Acireale. Ai nastri di partenza dal punto di vista operativo due opere di grande spessore per la città. Si tratta della riqualificazione del Pala Tupparello e la realizzazione della nuova illuminazione per il Corso Umberto. Sentiamo. Gran fermento questa mattina negli uffici comunali di Acireale per l'atto di consegna alle imprese aggiudicatarie degli appalti di due importanti opere pubbliche in grado di costituire un punto di svolta per la città. Si tratta della riqualificazione del Pala Tupparello e degli interventi di efficientamento e rifacimento dell'impianto di pubblica illuminazione del Corso Umberto e di Piazza Garibaldi. Il Pala Tupparello rientra nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 5 denominata Sport e Inclusione Sociale, beneficiando di un finanziamento di 1 milione di euro finalizzato al recupero funzionale dell'impianto di Via dello Stadio, sebbene per i lavori veri e propri ne saranno impiegati dalle imprese aggiudicatarie di Catania, sulla base del ribasso offerto, intorno a 650.000 euro. La durata prevista dell'appalto è un anno, tanto che il sindaco Roberto Barbagallo in una delle ultime sedute consiliari si è pure sbilanciato sul pieno utilizzo del palasport da destinare alla fruizione musicale, come avveniva un tempo. Entro maggio, giugno potremo tranquillamente restituire alla città il Pala Tupparello. Il tempo insomma dell'agibilità e della commissione, se tutto va bene, io prevedo che nel 2024, quindi ottobre 2024, settembre-ottobre 2024, perché chiaramente nel periodo estivo i concerti si fanno all'aperto, potremo come dire, pensare di avere un piano, quindi un piano concerti per la nostra città per tutto l'annualità 2024-2025. Al di là di ciò però finora non vi è stato alcuno che ha inteso spezzare una lancia in favore anche di un possibile contestuale eventuale utilizzo sportivo, cosa per la quale di fatto è nato. Il secondo appalto consegnato questa mattina all'impresa di Adrano aggiudicataria dell'esecuzione per un ammontare intorno ai 300.000 euro prevede, come detto, l'esecuzione di una nuova illuminazione in Corso Umberto e Piazza Garibaldi. Saranno posizionati una serie di lampioni storici a braccio a pianta quadrata, fruendo di lampada a LED, eliminando in tal modo l'attuale impianto aereo con lampade SAP a sodio alta pressione che, oltre ad essere vetusto, costituisce pure una fonte di inquinamento luminoso non indifferente. I fondi in questo caso sono stati erogati dal Ministero dell'Interno con i lavori che avranno un costo effettivo, sulla base dell'offerta al ribasso proposta, di 192.000 euro, anche se dovranno comunque essere aggiunti altri 40.000 euro come costo fisso per la manodopera e 7.700 euro per garantire la sicurezza che si andrà a predisporre nel cantiere. Sulla base del cronoprogramma, l'avvio dei lavori era fissato entro la giornata di domani, per cui con la consegna odierna alla ditta il Comune ha rispettato gli impegni ministeriali presi a suo tempo. Per quanto riguarda quest'opera vi è però un possibile giallo dietro, come a modo di evidenziare il consigliere comunale Ugo Trovato, riguardante l'intervento previsto in Piazza Garibaldi. Sono stati appaltati e consegnati i lavori del rifacimento ed efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione del Corso Umberto per un importo di circa 300.000 euro. Questi sono dei fondi relativi alla normativa Fraccaro che con la nuova finanziaria a livello nazionale sono passate nei fondi del PNRR. Nel passato Consiglio Comunale il sindaco ha evidenziato il fatto che tramite i ribassi d'asta del circa il 30% si sarebbe proceduto a procedere all'efficientamento energetico pure su Piazza Garibaldi. Su Piazza Garibaldi ad oggi non esiste un progetto, soprattutto ancora sono dei fondi vincolati perché essendo ribasso d'asta, essendo confluite in un fondo speciale, bisogna fare richiesta al Ministero per poter sbloccare questi fondi e procedere alla redazione
a redigere il progetto di completamento di Piazza Garibaldi. Quindi mi preme sottolineare il fatto che ad oggi non c'è un progetto di completamento del progetto di pubblica illuminazione ed efficientamento energetico di Piazza Garibaldi, bensì esiste solo ed esclusivamente una cabina di comando al fine di poter gestire l'impianto di pubblica illuminazione sul Corso Umberto. Dal canto suo il sindaco Roberto Barbagallo respinge al mittente quanto sostenuto dal consigliere Ugo Trovato, sostenendo come con le medesime somme si illuminerà Piazza Garibaldi ed inoltre si procederà al completamento di Piazza Indirizzo. Siamo andati ben oltre il progetto, ha concluso Barbagallo, soprattutto dal punto di vista estetico e architettonico. Restiamo su Acireale e ci occupiamo della seduta di Consiglio Comunale. Approvato ieri sera il PEF, il Piano Economico Finanziario per l'anno 2023. L'opposizione vota contrario ed espone non poche perplessità. 17 voti favorevoli e 6 contrari, la maggioranza del Consiglio Comunale di Acireale ha approvato ieri sera il PEF, Piano Economico Finanziario per l'anno 2023. Come già annunciato dall'amministrazione Barbagallo, la Tari per quest'anno non subirà aumenti grazie al lavoro del teamwork a cui la passata amministrazione aveva affidato il compito di stanare gli evasori, oltre 600 le utenze scoperte ed un annunciato finanziamento da parte della Regione pari a 495.000 euro. Tutto ciò apre la strada ad una futura diminuzione della Tari, scongiurando nel frattempo il paventato aumento del 4% per l'anno 2023. Ma l'opposizione vota comunque contrario, contestando all'amministrazione di aver messo in atto un vero e proprio magheggio sui costi legati al conferimento dei rifiuti in discarica. La maggioranza consiliare, su proposta dell'amministrazione, ha infatti approvato una copertura di ulteriori costi della Tari per quasi 2 milioni di euro, che vanno ad aggiungersi ai quasi 4 milioni già previsti e deliberati nel 2022 dalla precedente amministrazione. Si raggiunge così un ragguardevole costo di previsione pari a 6 milioni di euro, quando invece i costi di conferimento non supererebbero i 3 milioni di euro. A metterlo in evidenza è stato in aula il consigliere Francesco Fichera, che stamani, all'indomani della seduta, attraverso una nota, spiega meglio le ragioni che hanno spinto l'opposizione a rigettare la proposta presentata dall'amministrazione e poi, come detto, votata dalla sola maggioranza. Il costo da coprire, lievitato in 2 anni di quasi 6 milioni, spiega Fichera, non è giustificato dai corrispondenti aumenti dei costi di conferimento dei rifiuti. Viene inserito in riduzione dei costi un annunciato finanziamento regionale di 494.000 euro, di cui non vi è alcuna certezza. Sono state poi eliminate, aggiunge Fichera, dal piano tariffario le tabelle di riduzione della Tari per alcune categorie di contribuenti, stagionali, compostaggio, del valore complessivo di 438.000 euro. Sarà così, stando le cose, si chiede Fichera, ancora possibile applicarle? Quindi l'attacco finale a tutto questo, conclude Fichera, aveva aggiunto l'assoluto immobilismo dell'amministrazione Barbagallo sul fronte della gestione complessiva dell'igiene urbana, sia nella progettazione del nuovo servizio di raccolta e spazzamento, sia nell'introduzione di modifiche all'attuale sistema. E sulla stessa scia di Fichera è anche il consigliere Ugo Trovato, che ieri sera a nome dell'opposizione ha spiegato in aula il perché del voto contrario. L'opposizione ha votato in modo compatto contrario, in quanto anche quest'anno sul PEF c'è un aumento dei costi pari a circa 2 milioni di euro. Questi 2 milioni di euro ovviamente l'amministrazione li giustifica come conferimento in discarica, però dalla documentazione e dai dati che noi abbiamo in nostro possesso, diciamo che il conferimento, i dati sono completamente differenti. Ieri abbiamo chiesto più volte spiegazioni su determinati dati che ci venivano forniti, ma queste risposte sono state sempre molto, molto vaghe. Soprattutto in questo momento manca una programmazione sul discorso della raccolta dei rifiuti in città. Abbiamo fatto diverse proposte, come funzionerà il CCR, domande a cui ieri non abbiamo avuto alcuna risposta. Sul PEF vengono inseriti ulteriori dati, ad esempio il finanziamento che dovrà arrivare dalla regione di circa 495.000 euro,
un finanziamento che, di cui noi ad oggi non conosciamo un decreto, quindi è un finanziamento sulla parola che ovviamente a noi ci fa stare in guardia, perché qualora dovesse succedere qualsiasi tipo di problema e questo finanziamento non potrà essere portato in riduzione, ovviamente sarà l'ennesimo aumento nel 2024 per i cittadini acesi che pagano ovviamente questo latari. Raggiunto telefonicamente il sindaco Roberto Barbagallo, replica alle accuse e rispedisce tutto al mittente. Queste sono le previsioni che abbiamo trovato non appena insediati e che in soli 2 mesi siamo riusciti a revisionare, ha detto il sindaco, per scongiurare un ulteriore aumento in bolletta. Per quanto riguarda la somma che verrà stanziata dalla regione, non poteva non essere inserita, visto che in un bilancio di previsione vanno trascritte appunto le somme che si prevedono di introitare. Non esiste alcun tesoretto, aggiunge Barbagallo, questa amministrazione non avrebbe alcun motivo di non abbassare fin da subito i costi della Tari, non ci sono misteri. Abbiamo lavorato e stiamo lavorando esclusivamente per evitare ulteriori salassi per i contribuenti acesi. E sul voto in consiglio interviene il consigliere Paolo Monaco, presidente della Commissione Bilancio. La proroga concessa, che ha spostato la scadenza dal 31 luglio al 15 settembre, ha dato la possibilità agli uffici di lavorare alacremente affinché si potesse abbattere l'incremento del 4% previsto dalla delibera di giunta della precedente amministrazione. Ringrazio l'ufficio tributi diretto dal dottor Pennisi per il lavoro svolto in questi 2 mesi in continuità con l'azione intrapresa nel febbraio del 2022, che ha permesso questo importante risultato. Grazie al contributo regionale straordinario, quello del MIUR e in ultimo l'ulteriore recupero evasione elusione fiscale Tari, che ha determinato l'emersione di maggiore superficie utile da tassare, nel 2023 non avremo alcun incremento del costo della Tari per i nostri cittadini. Un grande lavoro di squadra ha permesso di raggiungere l'unico obiettivo possibile nei primi 2 mesi di insediamento di questa amministrazione. Ringrazio il sindaco e gli assessori al ramo per l'attenzione alla problematica. Lasciamo la politica per occuparci di cronaca. Un topo d'auto è stato fermato la scorsa notte dai carabinieri a Catania. L'uomo, un 38enne extracomunitario, era intento ad alleggerire una macchina in viale Vittorio Emanuele. I militari, ricevuta la segnalazione da un passante dopo aver perlustrato l'area, lo hanno localizzato all'incrocio con via Politi. Il giovane ha tentato di nascondersi stendendosi sui sedili della Fiat Panda che stava saccheggiando dopo aver infranto il finestrino posteriore, ma è stato beccato. Aveva smontato quanto di suo interesse, poiché verosimilmente frutto di ordinazioni ben precise, il cruscotto, il vano portaoggetti e componenti dell'autoradio. Prosegue l'attività di controllo a tappeto avviata dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania nei confronti dei beneficiari delle misure di detenzione alternative al carcere. Ad Adrano e Biancavilla, 2 titolari d'azienda denunciati. Prosegue l'attività di controllo a tappeto avviata dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania nei confronti dei beneficiari delle misure di detenzione alternative al carcere. Il controllo verte anche a garanzia del rispetto delle norme sulla sicurezza nel settore lavoristico e in materia di legislazione sociale da parte delle ditte resesi disponibili ad assumere questa tipologia di dipendenti. Già tra luglio e agosto, sia in città che su tutto il territorio della provincia di Catania, i carabinieri hanno proceduto al controllo di oltre 150 individui ai domiciliari presso le altrettante aziende che hanno offerto loro un impiego, rilevando una serie di violazioni, quali lo svolgimento fittizio dell'attività lavorativa da parte di 2 destinatari del beneficio e l'impiego in nero di 10 soggetti in altrettante aziende, oltre che la mancanza della prevista sorveglianza sanitaria. Nel primo caso si tratta di un 31enne di Paternò che da tempo non si era presentato presso un frantoio di Contrada Cutunella, luogo di lavoro indicato all'autorità giudiziaria per ottenere il permesso, e di un 27enne di Acireale che addirittura non ha mai svolto nemmeno una giornata lavorativa in un fioraio di Aci Catena. Passando invece al secondo scenario riscontrato, l'arma dei carabinieri di Catania ha deferito i titolari di 7
7 esercizi commerciali, una operante a riposto nel settore dell'abbigliamento, una rivendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli e un autonoleggio di Catania e ancora una ditta edile, un'officina meccatronica ed un panificio di Mister Bianco, nonché una ditta di fabbricazione di carte e imballaggi di Mineo, per cui è stata anche disposta la sospensione delle attività commerciali interessate. Per aver impiegato 7 beneficiari della misura alternativa al carcere in nero e senza la prevista sorveglianza sanitaria, mentre ulteriori 3 imprenditori, rispettivamente titolari di una macelleria di Aci Sant'Antonio e di un vivaio a Catania e di un ingrosso di pesce ad Aci Reale, sono stati sanzionati solo amministrativamente per aver occupato in nero altri 3 soggetti ai domiciliari. I militari della compagnia di Paternò, insieme a quelli del NIL di Catania, hanno scoperto poi altri 2 detenuti domiciliari con permesso di lavorare che prestavano la loro opera in nero e senza la prevista sorveglianza sanitaria. Si tratta in particolare di una carrozzeria di Adrano e di un bar tabacchi di Biancavilla, che complessivamente su 10 lavoratori effettivi ne avevano impiegati 7 senza contratto e visita medica. Tra questi vi erano appunto anche 2 persone sottoposte alla misura alternativa al carcere. Per entrambe le aziende è quindi scattata una maxi sanzione per un valore totale di 69.300 euro, il recupero di contributi previdenziali e assicurativi per 16.500 euro e la sospensione imprenditoriale delle attività. Qualche istante di pausa adesso e ci ritroviamo subito dopo con la seconda parte del nostro telegiornale. Scarica la nuova app di Radio Etna Espresso. Vai su Apple Store o su Play Store e digita Radio Etna Espresso. Potrai seguire in diretta la radio o Etna Channel TV, scegliendo attraverso canali. Portaci con te in tutto il mondo. Siamo online 24 ore su 24. Con noi la differenza si vede e si sente. Fiera dello Ionio, il gusto della tradizione. Dall'8 al 18 settembre, tutti i giorni nel centro storico di Aci Reale, l'eccellenza dell'arte, artigianato e agroalimentare. Nel corso delle serate, spettacoli e animazione. Giovedì 14, Vulcanica Brass Ensemble. Venerdì 15, Ruggero Sardo con Giovanni Cacioppo, Ibella Morea e Deborah Jurato. Fiera dello Ionio, aperta tutti i giorni dalle 17 alle 24, la domenica anche di mattina dalle 10 alle 13. Organizzazione a cura dell'assessorato attività produttive della città di Aci Reale. La Via del Barocco, cultura, arte e folklore. Dal 14 al 17 settembre, in Via d'Africa, Aci Reale. Nel corso della manifestazione si svolgerà l'Anello del Ferro, con la partecipazione di mastri forgiatori di tutta Europa, che realizzeranno anche un'opera in ferro per le chiese acesi. La Via del Barocco, musica, poesia, danza, opera dei pupi, fiera del baratto e del dolce, estemporanee e collettive d'arte. Dal 14 al 17 settembre in Via d'Africa, Aci Reale. Per info, consulta il programma sulla pagina Facebook La Via del Barocco. Bella fresca, l'insalata siciliana. Coltiviamo le nostre verdure nei nostri campi, genuine e pronte da gustare. Perché i concetti di sostenibilità, di salubrità e di qualità alimentare sono da sempre i nostri valori fondanti. Bella fresca. Produttori di verdure, non industriali di insalate. Control Tech, professionisti al servizio delle professioni. Informatica e grafica in un solo posto. Assistenza PC e stampanti, riparazione e vendita accessori informatici, risme di carta, cartucce e toner originali ed ecocompatibili a prezzi imbattibili. Da Control Tech è possibile spendere il bonus carta docente approfittando di una consulenza tecnica gratuita. Control Tech, elaborazione grafiche, loghi e stampi di ogni tipo e su qualsiasi supporto. Bigliettini da visita, vendita gadget, abbigliamento da lavoro e scolastico personalizzati, inviti e partecipazioni, timbri, premiazioni sportive, insegne ed espositori. Control Tech è ad Aci Sant'Antonio in via Vittorio Emanuele 35. Servizio a domicilio. Hashtag i migliori scelgono i migliori. Opel a Catania è G-Auto. Scegli la tua. Vieni a scoprire quanti vantaggi e garanzie può offrirti la concessionaria. Assistenza sempre e su tutto. Consigli utili nella scelta dell'autovettura su una gamma completa. Valutazione di opportunità sui consumi. Concessionaria Opel a Catania in via Vitaliano Brancati 25. A riposto sulla strada statale 114, chilometro 70-78. Meglio Opel! Dottoressa, cosa mi consiglia per il mio
mal di testa frequente. Dottore, esiste un farmaco equivalente che costi meno ma altrettanto efficace? Mi sono trovata molto bene con la crema che mi ha consigliato. Prendo tutti questi farmaci. Mi fanno male, dottore? Farmacia in Pellizzeri. Sentiamo con gli occhi, vediamo con le orecchie, consigliamo con il cuore. Uno staff che lavora con passione e professionalità sempre a tua disposizione. Banco etico, reparto cosmesi, reparto celiachia e alimentazione speciale, consulenza nutrizionale e sportiva, consulenza psicologica. Ti aspettiamo con il sorriso in via Giovanni Verga 47 ad Acireale. Acireale oggi la prima delle due giornate dedicate all'evento finale del progetto MEN promosso dalla Galla Terre di Aci. Tanti i giovani che vi hanno preso parte. Un ponte che collega la Sicilia e Malta, sostenuto dalla scritta MEN, Excellent Mediterranean Net, il progetto transfrontaliero che vede capofila il comune di Acireale con il coordinamento progettuale comunicativo del Galla Terre di Aci. Grazie a questo 100 giovani siciliani hanno avuto la possibilità di trascorrere un primo semestre di formazione e lavoro retribuito a Malta, che al tempo stesso è servita come esperienza di crescita, e per dare la possibilità ad altri giovani in cerca di un'occupazione lavorativa, quale migliore occasione in questi due giorni per partecipare all'evento finale nella stessa Acireale. Il primo, nella giornata di oggi, ha visto in primo piano le aziende siciliane e maltesi incontrare i giovani interessati presso la Villa Belvedere, mentre nella sala convegni dell'Angolo Paradiso, un convegno dove si sono alternati diversi relatori che hanno puntato la loro attenzione sul mondo del lavoro. Un career day per le aziende quale occasione di esposizione e dialogo, mentre per i giovani un momento di informazione e colloqui per stilare relazioni professionali. Il riscontro è stato eccezionale, sia durante gli avvisi di reclutamento e per la selezione dei voucher, perché abbiamo avuto 374 istanze che poi si sono tramutate in 104 voucher di mobilità, quindi abbiamo inviato poi 104 ragazzi a Malta, quindi il riscontro è stato fortissimo sia nella parte iniziale del progetto ma anche ora nella parte finale, e consideriamo che 30 ragazzi già lavorano stabilmente, consideriamo che molti ragazzi sono ancora in giro per fare ancora altre esperienze di lavoro. Oggi abbiamo la sala piena e siamo veramente contenti, e tra l'altro hanno compilato un diario diciamo di mobilità, dove la soddisfazione per l'organizzazione del progetto è stata massima, quindi per noi soddisfazione piena. Domani altra giornata di appuntamenti che si dividerà in due momenti. Al mattino un workshop dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico nei locali di via Ruggero VII, mentre al pomeriggio l'inaugurazione del Living Lab delle ACI di via San Giovanni Nepomuceno, alla presenza tra gli altri dell'assessore regionale alle attività produttive Edita Maio. Non si esclude che il progetto MEN possa essere riproposto in chiave più innovativa in futuro, progetto che, ricordiamo, ha visto il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Lo faremo migliorativo, faremo MEN 2.1 se uscirà chiaramente il bando, e durante questa riunione ne stiamo già parlando, quindi ancora non abbiamo finito perché finiremo domani, ma già stiamo pensando ad un upgrade del progetto migliorativo e innovativo. Parliamo invece di carnevale. Nei giorni scorsi incontro con i maestri delle maschere isolate dei carri in miniatura, pubblicato intanto il bando relativo al concorso per le sfilate dei carri allegorico-grotteschi. Tempi ristretti, e così si lavora senza sosta per organizzare al meglio l'edizione 2024 del Carnevale di Acireale. Nella sede della Fondazione sono continui gli incontri con i veri protagonisti della manifestazione, ovvero i maestri dei carri allegorico-grotteschi e gli artisti delle maschere isolate dei carri in miniatura. Incontri propedeutici alla stesura definitiva, senza sbavature, dei rispettivi regolamenti, e proprio qualche giorno fa l'ultimo, in ordine, l'incontro tra il CDA della Fondazione Carnevale di Acireale e i creatori delle maschere isolate. Sono stati loro stessi ad esporre alcune lacune che andrebbero corrette, in primis dare maggiore visibilità al concorso che coinvolge giovani e giovanissimi a approcciarsi con il mondo della cartapesta, ideando il soggetto da realizzare. Oltre loro, la compagine della Fondazione ha incontrato i creatori dei carri in miniatura per ultimare la stesura del bando di concorso che a breve sarà pubblicato. Figure che non possono essere trascurate: i giovani che realizzano i carri in miniatura e le maschere
isolate, in quanto costituiscono il vivaio dei costruttori dei carri del domani, seppur il concorso era stato cancellato. Ne è convinto il presidente della Fondazione Nando Ardita. Grazie a loro, afferma, il carnevale può avere un futuro vero. Sul sito della Fondazione al momento è stato pubblicato il bando per la partecipazione alle sfilate per 9 carri allegorico-grotteschi, 5 di categoria A e 4 di categoria B. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le 12 di giorno 29 settembre. Sfide e opportunità per il futuro nell'ottica della salvaguardia dell'ambiente saranno i temi portanti dell'incontro PNRR Ambiente, quale futuro per le nostre città, in programma sabato 16 settembre ad Acireale. L'evento promosso dal circolo locale del Partito Democratico avrà luogo alle 18 presso la sala Pinella Musmeci della Villa Belvedere e avrà tra i suoi relatori il sindaco di Aci Sant'Antonio Quintino Rocca, il responsabile PNRR PD Sicilia Cleo Licalzi e il professore Filippo Gravagno. Ad introdurre l'incontro i saluti istituzionali della segretaria provinciale della PD Catania Maria Grazia Leone e del deputato nazionale Anthony Barbagallo. Andiamo a Pozzillo, la spiaggetta diventata la meta preferita delle Caretta è ancora agli onori della cronaca. Dopo aver salutato nei giorni scorsi un lieto evento, la nascita della prima tartarughina, chiamata Margherita in onore della santa protettrice della frazione marinara Cese, la stessa è stata ieri sera liberata in mare lungo la via Carammone. Vedere la prima neonata nata a Pozzillo, ha commentato nell'occasione l'assessore alle politiche ambientali Francesca Messina, che nonostante le tante avversità ha preso il largo, è stata una grande emozione per me e per tutti coloro che si sono impegnati affinché questo piccolo miracolo avvenisse. E nel frattempo, come annunciato dallo stesso assessore, si lavora per creare un sentiero per il percorso delle tartarughine che devono ancora nascere sempre su Pozzillo, dove l'attenzione del WWF e della biologa marina Oleana Prato è massima. I volontari, infatti, visto che alcune delle uova deposte erano sommerse da una sorgente di acqua, hanno ritenuto opportuno spostarle di qualche metro affinché la schiusa possa andare a buon fine. E noi ci fermiamo adesso per un altro stacco pubblicitario, a tra poco. Siamo arrivati qui, se vi ricordate, per un evento particolare, sì, il Festival degli Artisti di Strada, ma ne abbiamo approfittato per fare un giro un po' e fare un'inchiesta sul turismo. Vulcano è particolare e allora ne abbiamo approfittato per salire sul vulcano, ecco qua il cratere, lo vedete sotto le mie spalle, e da qui si vede tutto, la Sicilia è alle spalle di Sebastiano, qui c'è la Calabria e le isole sono tutte qua, ecco, cominciando da Licudi, Filicudi, Salina, Lipari, Vulcano, dietro Panarea e poi Stromboli. E naturalmente in fondo vedete anche i fumi perché sbuffa un pochino. Su Etna Channel tutto in di Franco Perdighizzi. Sabato e domenica ore 21 e 20. Canale 199 in tutta la Sicilia. Domenica 17 settembre, Capo d'Orlando si colora, ospitando la quarta edizione della straordinaria Festa dei Colori. I più importanti carnevali del Mediterraneo si incontrano a Acireale, Malta e Gozo, Mister Bianco, Sciacca, Termini Imerese ed altre realtà del Mediterraneo comporranno una grande parata domenica 17 settembre dalle 18.30 nel centro di Capo d'Orlando. Una grande festa di colori con favolosi costumi, allegre maschere in cartapesta e musica da stravolgere. Vaganti band che prima sfileranno e poi si esibiranno in piazza. Organizzazione a cura di Euroart Production e Leon Promotion. Sta per partire una nuova stagione. La stagione della rinascita. Saremo a casa nostra, allo stadio Aci e Galatea. Abbiamo bisogno di tutti voi e del vostro affetto. Del vostro calore, del vostro incitamento. Noi daremo il massimo, voi riempite lo stadio. 100 campanili, una fede. Forza Cirea. C'è
Centro Analisi Murabito. Dal 1975 un concreto esempio di professionalità sulla diagnostica da laboratorio. Personale qualificato, strumentazioni mediche di ultimissima generazione. È dotato, unica struttura in Sicilia, del FADI ATM 250, il gold standard per le ricerche di allergie o malattie autoimmuni. Aperto alle 6:30 del mattino, convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. Gli esami vengono processati in sede, eliminando il rischio di contaminazioni dei campioni. Centro Analisi Murabito, via Kennedy 56Q2 a Cireale. Da Garozzo SRL, rivenditore Renault e Dacia, sappiamo come consigliarti. Ti offriamo le migliori promozioni del momento e una gamma di modelli all'insegna dell'innovazione, del piacere della guida e dell'efficienza dei consumi. Se hai scelto Renault o Dacia, il rivenditore autorizzato è Garozzo SRL. Assistenza tecnica con personale qualificato. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia, ad Acireale, in via Loreto Balatelle 144. Per info 095 765 1805. Autoriparatori di fiducia, da sempre. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo, del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via Nazionale Guardia 196 ad Acireale. Seguici anche su Facebook. Farmacia Gallo. Il mondo della farmacia sta cambiando. Andiamo ad Aci Sant'Antonio in apertura di terza parte del nostro telegiornale, dove sabato si terrà la prima sagra della salsiccia, evento organizzato dalla Commissione Festeggiamenti di San Biagio e dall'Arci Confraternita del Purgatorio, che si inserisce all'interno del programma della Festa di San Biagio 2024. Il prossimo sabato 16 settembre, nella splendida cornice di Piazza Maggiore ad Aci Sant'Antonio, si terrà la prima edizione della sagra della salsiccia, evento organizzato e fortemente voluto dal Comitato Festeggiamenti San Biagio e dall'Arci Confraternita del Purgatorio, patrocinato dal Comune. Una prima edizione di un evento che si inserisce all'interno delle attività volte alla preparazione della festa del 2024 in onore di San Biagio. La Confraternita di San Biagio è una delle più antiche del Comune di Sant'Antonio e conosciamo bene la storia che ha avuto negli ultimi anni, no? È stata la chiesa di per sé, ma quindi anche i festeggiamenti del santo, perché c'è stato tutto un travaglio legato ai lavori di ristrutturazione. E finalmente siamo ripartiti e quest'anno quindi il Comune di Festeggiamenti ha voluto aggiungere questo nuovo evento sia al proprio calendario, ma in generale al calendario degli eventi comunali. Questo è una cosa di cui siamo contenti, no? Che ci sia questo spirito di iniziativa che coinvolga un gruppo nutrito di persone e che quindi è dimostrazione che Sant'Antonio non è un paese morto come spesso viene descritto, ma sia un paese vivo e si regge questa sua vitalità sulle spalle di sant'antonesi che sono legati alla propria comunità e alla propria identità. Questa cosa è nata che si voleva fare tramite il comitato che si sta dando avanti, perché è stato fermo tanti anni a causa del Covid, a causa della chiesa che era distrutta. Abbiamo fatto progressi, ci sono elementi nuovi nella commissione che si stanno muovendo abbastanza bene, sia donne e sia maschi. Ora noi vogliamo fare una cosa per portarla avanti nel nostro paese, diciamo come sveglio, perché ad Aci Sant'Antonio, che io mi ricordo, non si è fatto mai una sagra e noi la vogliamo portare avanti. Un ricco programma caratterizzerà la giornata del prossimo sabato. Alle ore 18:45 si terrà presso la Villa Comunale un raduno di auto d'epoca, che in seguito sfileranno anche per il centro storico cittadino. Alle 20, in Piazza Maggiore, inaugurazione della sagra, alla presenza delle autorità cittadine. Ad allietare la serata, musica e divertimento per grandi e piccoli. La serata di sabato, oltre ovviamente alla sagra della salsiccia,
comprende anche tanti eventi, tra cui le macchine d'epoca alle ore 19 e poi praticamente ci sarà anche una serata di ballo con tante scuole di ballo della nostra zona e non solo, anche di Aci San Antonio, e poi ci saranno giochi per bambini. E non mandate via, perché alle 20:30 circa ci sarà una sorpresa per tutti gli ospiti della serata, quindi non mancate e speriamo che sia una bella serata per tutti. Abbiamo realizzato da qualche anno il nuovo fercolo per consentire una maggiore, diciamo, scorrevolezza della processione, anche con il simulacro del santo. Questa è una riproduzione, ma il santo che noi veneriamo in chiesa è una statua molto antica. Si inizia a parlare della festa di San Biagio a partire dal 1600. Quindi, assieme a quella di Sant'Antonio Abate, che è il patrono del paese, è una delle feste più antiche che fanno da tradizione e anche da cultura nel nostro paese. E parliamo invece di due iniziative in programma ad Aci Reale. Al via da oggi la seconda edizione della Via del Barocco, la popolare manifestazione che terrà banco sino a domenica 17 settembre e che colorerà il centro storico di Via Dafnica di suggestioni artistiche, culture e folklore in tour de force che, come dichiarato dal sindaco Barbagallo e dal consigliere comunale Francesco D'Ambra, promotore dell'iniziativa, intende valorizzare un'area che rappresenta lo scrigno del barocco Acese. L'apertura, prevista per oggi pomeriggio alle 16, vedrà la svelata del blasone commemorativo alla presenza delle autorità cittadine e l'esibizione della Mascagni Band di Aci San Filippo. Seguiranno l'apertura dell'estemporanea dei Mastri Forgiatori con l'esposizione di opere in ferro rientranti nella rassegna Anello del Ferro, esibizioni di gruppi folcloristici e concerti di poesia musicata. Alle 19:30 presso Largo in piazza Pasini, al connubio di danze e filastrocche del Cantastorie Aloscia, con lo spettacolo Danza Cuntu Furiata Ballata di un Danza Storie. Ed invece la seconda iniziativa in programma questa sera, con un gradito fuori programma del cartellone dell'estate Acese presso l'Arena Eden. Vediamo. Saranno ospiti all'Arena Eden della Villa Belvedere i protagonisti del nuovo lavoro cinematografico di Roberto Lipari, So tutto di te, attualmente in programmazione sulla piattaforma televisiva Prime. Interverranno lo stesso Roberto Lipari, conduttore assieme a Sergio Friscia, anche lui protagonista del film di Striscia la Notizia, la protagonista femminile, l'attrice acese Roberta Rigano, e altri protagonisti del film. Il film, interpretato dallo stesso Lipari, racconta di un agente immobiliare che, ricevendo un computer con i dati personali di chiunque, lo sfrutta a proprio vantaggio. Con il dispositivo a sua disposizione, infatti, il protagonista del film, Roberto, ha modo di scoprire passioni e segreti dei suoi clienti. Robertino, a te muovi i fili, ti piace. L'appuntamento è alle 20:30 all'Arena Eden, Villa Belvedere. L'iniziativa, fortemente voluta dal sindaco Roberto Barbagallo e dall'assessore al turismo Enzo Di Mauro, vuole promuovere gli artisti siciliani e i film che sono ambientati in Sicilia, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. L'Arena Eden per l'occasione è stata messa a disposizione dal gestore Salvo Pennisi, che ha sposato con entusiasmo l'iniziativa. La storia che vi sto per raccontare non ha come protagonista il classico paladino, ma semplicemente uno che le persone non le capisce. Oh! Adesso lo sport, il calcio, squadre acesi in difficoltà. L'Aci Reale è alle prese con gli stravolgimenti del calendario legati all'inserimento della Regina nel torneo. Il Real Aci invece si ritrova senza un campo dove disputare le gare interne. All'indomani della bella vittoria di Barcellona, l'Aci Reale si è trovato nel giro di due giorni in una realtà alternativa, dove il doppio turno casalingo che si preparava ad affrontare si è trasformato in una partita rinviata e un turno di sosta. Granata che così si ritroveranno, complice anche la trasferta di Lamezia il 24 settembre, a essere l'unica squadra probabilmente in tutta la Serie D a non aver disputato neanche una gara in casa nel mese di settembre. Una situazione che sembra aver riproiettato indietro l'Aci Reale, mister De Sanso, a due stagioni addietro, quando i rinvii per Covid condizionavano i calendari. Il virus questa volta si chiama Fenice Amaranto, alias Regina, paracadutata nel girone I a campionato iniziato, in barba alle assicurazioni della LND che garantiva che non ci sarebbero stati tornei a squadre dispari e che si diceva pronta a procedere a eventuali ripescaggi in caso di iscrizioni in sovrannumero.
Questo naturalmente non è successo e oltre alla squadra non ripescata, l'altra beffa è toccata così alla Cireale. Rinvii e ritardi e poi ci saranno i recuperi che si andranno a infilare in un calendario già infittito dalla trasformazione del torneo a 19 squadre e quanto i ritardi peseranno sul ritmo partita e i recuperi sulla tenuta atletica della squadra, questo lo potrà dire solo il campo, anche se è chiaro che a questo punto il torneo di Granata sarà condizionato, leggi falsato, già a partire dalla seconda giornata. L'unica nota positiva di un mese senza partita in casa sarà la possibilità di ultimare con calma i lavori di sistemazione del manto erboso dello stadio AC Galatea, che così potrebbe presentarsi nel migliore dei modi per l'esordio casalingo, che a questo punto dovrebbe essere in calendario giorno 1 ottobre contro il San Luca. E se da un lato la questione campo per la Cireale sembra potersi risolvere, almeno quella in maniera positiva, di segno opposto è invece la questione campo per il Real AC, con il campo di guardia vandalizzato, il comunale occupato dall'AC Galatea, quello di AC Catena dai padroni di casa, la squadra di Mister Manca si è ritrovata costretta a disputare la prima in casa in programma domenica prossima niente meno che a Ragalna e ha lanciato un grido d'appello alla squadra da sempre seconda realtà calcistica cittadina affinché possa tornare a disputare le proprie gare interne nella città o quantomeno in un terreno di gioco meno lontano. C'è un bando in programma per il recupero e la gestione dello stadio di guardia, ricorda Saro Raneri, assessore allo sport del comune di Acireale. È un bando quinquennale al quale il Real potrebbe prendere parte per avere una struttura tutta sua. È chiaro però che questa soluzione prenderà tempo. Come amministrazione ovviamente non possiamo spenderci per chiedere ad altre società sportive di ospitare la squadra cese, ma come politica, se il Real AC ce lo chiederà, potremmo muoverci con le amministrazioni dei comuni vicini per trovare una soluzione meno disagevole rispetto alle esigenze del club. Andiamo a Catania, presentata questa mattina la Corsa del Ricordo, l'evento sportivo organizzato da ASI in ricordo delle vittime delle foibe. 10 chilometri di corsa per continuare a tenere vivo il ricordo e perché certi fatti non avvengano mai più. Si tratta della Corsa del Ricordo, l'evento sportivo nato per commemorare i fatti tragici delle foibe. L'idea di associare questa giornata ad un evento sportivo nasce proprio dall'esigenza e dalla volontà di vivere questa giornata come un momento di unione. Anche Catania, coinvolta nell'evento sportivo, grazie all'organizzazione messa a punto da ASI, associazioni sportive e sociali italiane. Saranno 7 le città nelle quali la manifestazione, con il fattivo sostegno dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, tra queste, come detto, anche Catania, che il 17 settembre prossimo porterà attraverso lo sport, in maniera sempre più forte e diffuso, il messaggio storico e culturale, volto a commemorare i massacri delle foibe, il drammatico esodo delle popolazioni di Istria, Fiume e Dalmazia. La manifestazione è stata presentata questa mattina presso la sede di Sport e Salute in Corso Sicilia a Catania, dove l'ASI con il suo presidente Angelo Musmeci, accompagnato da alcuni delegati, è stato presente alla conferenza stampa di presentazione dello Sport City Day, che raggruppa una serie di iniziative dedicate allo sport organizzate appunto per domenica 17 settembre. Lo start d'inizio per la Corsa del Ricordo è previsto per le 9:30 in Piazza Università. Presenti in conferenza stampa tra gli altri, il segretario regionale di Sport e Salute Germana Vinci, il vicepresidente vicario del CONI siciliano Enzo Falzone. È una manifestazione sportiva, la Corsa del Ricordo, che è nata 10 anni fa, che si ricollega alla legge che ha istituito il giorno del ricordo e che appunto attraverso lo sport vuole fare memoria e storia di una parte di italiani, quelli che vivevano nell'Istria, nella Dalmazia, nella Venezia Giulia, che alla fine del secondo conflitto mondiale sono diventati profughi in patria, dovendo fuggire da quelle terre e disperdersi non solo in Italia ma anche all'estero. Un periodo storico trascurato per tanti anni e che si è voluto, come dire, riportare alla conoscenza soprattutto dei più giovani tramite lo sport, che certamente è un veicolo che costruisce ponti, non fa certamente alzare muri. Ci sarà la presenza dei cosiddetti professionisti che faranno 6 volte il giro del percorso per un totale di quasi 9 chilometri, ma è aperto soprattutto ai cittadini, ai catanesi, ai dilettanti che avranno il piacere di essere presenti, di passare una bella mattinata di sport facendo lo stesso percorso 2 volte per 2 giri per un totale di circa 2 chilometri e 400 metri. Saremo tutti in piazza per fare convivialità, socialità, ci saranno degli intrattenimenti, avremo il gruppo sbandieratore di Randazzo che sarà presente sul posto, quindi una domenica di festa, di sport, di storie e di memoria. Adesso il meteo in chiusura del nostro telegiornale, vediamo.
nuvoloso per l'intera giornata. Le temperature oscilleranno tra i 22 e i 28 gradi. Venti deboli, mare poco mosso. Tutto per questa edizione, prossimo appuntamento con l'informazione di TG Reporter News domani a partire dalle 13:40. Grazie per essere stati con noi.